Ehi, la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Andiamo subito al sodo. Sì, andiamo a Eoforwic a consegnare questa roba qua, poi dopo facciamo le altre. Tanto le altre sono tutte più in su, quindi faremo poi il viaggetto in su a collezionare tutto il resto. Mentre invece qua magari possiamo spendere un po' di valuable, visto che ne abbiamo parecchi, per craftarci magari un paio di armature in più. Per il top tier più di queste non penso che ci siano. E poi dopo avremo dei prezzi di sicuro peggiori per tutto. Per tutto. No, ce l'avevo forse migliore sui pitti, però non qui. Allora, andiamo qua. La Sikga. Proprio di arrivare da Sikga, passiamo da lui a fare un po' di spesa. Aveva 17.000, tantissimo. Allora, compriamo un po' di pelli più che altro, perché di cosa ne abbiamo di più? $45 per 4.950, vada. E poi prendiamo anche un po' di salvage, dai. Sì, dai. Ma invece di legno ne abbiamo ancora bisogno per la casa. 175, 50. Sì, ne abbiamo ancora bisogno. Medicine non ne voleva lui, ma ne abbiamo. Sì, un po' ne abbiamo. Sempre meglio tenersene un po', come anche di scorte di cibo, un po' le teniamo. Arriveremo un po' lunghi con i tempi, mi sa, unica cosa, perché qua abbiamo. Ma mancano solo 13 ore, ma qua ci vorranno un sacco. L'hai portato vivo, 98 pence e. Ok, ah, quanto è che ci ha dato? 1960? Andiamo a comprare delle altre salvage allora, se ce lo consentono. Andiamo magari da questa che ne è un po' di più, e che quindi costano un po' meno. No, non ha niente. Non ha niente, ha solo le erbe queste. Nulla, torniamo da Theodore allora. Bene, super contento di venderci roba. Abbiamo 2.000 da poter spendere. Diciamo così, dai, 18 salvage. Ottimo, vai. Abbiamo ancora altri soldi, ma ce ne occuperemo poi un altro momento. Tanto. Penso che ci sarà un po' di tempo. Stavo guardando sui homestead, sappiamo quante settimane ci vorrà per il resto della roba. È vero che adesso andiamo un po' a zonzo, però. Non dice. Non dice. Allora, questa era quella sulla spiaggia, vero? Sì. Andiamo là allora. No, hanno tutti fame? Andiamo qua allora. Adesso non ho neanche sonno. Oh, Meat Hall completed. Quanto ci metterà? Una settimana, eh? Sì. Oh. Siamo 87. E questo ci darà? 87 e 8 sono 90, 95. Ok, 105. Ce la facciamo. No, 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 no. Enter area. Sì. Usiamo la camera per una volta, ok.
Facciamo velocemente questo discorso di accampamento. No, Ketil più che altro. Ketil cosa craftiamo? Andiamo a craftare una Denex potentissima per me. O una lancia potentissima per Nefia. Sarebbe una cosa molto romantica fare una lancia potentissima per Nefia, eh? Facciamo una lancia potentissima per Nefia, dai. Spear. Guardate che potere di 23-30, 20, va bene. Craft item. Vai, 45 salvage. Edis, non hai niente da riparare. Ma proprio preservare finalmente. Abbiamo qualcuno che ha cacciato un po' di roba, per cui. La 60 carne, vai a preservare. Nefi era brava a preservare, sì. Nefi è la preservatrice infinita. Però no, lascerei così. 43 meat vanno male. Carne a tutti, però, ho detto. 32 meat, vabbè. Tra l'altro, chi è che è? Svala che abbiamo mandato su e non abbiamo mai più visto per sempre. Più razioni, buono. È scesa un po' la carne, ma comunque ne abbiamo ancora un botto di carne. Sì, sarei curioso di andare a vedere che fine ha fatto Svala su con gli altri tizi. Ah, well rested. Allora, andiamo con i nostri cari amici a ripigliarci quello. Dobbiamo essere sicuri di mettere il non lethal, perché sennò ci pagano meno. Erano quante? 5 persone, ce ne mancano 4, quindi. Dopo questa 3. Allora, una missioncina un po' inutile, però. Ci sta, dai. Qua dove siamo sbarcati, vi ricordate? Oh, sono parecchi qua, eh. 6, 7. Ma noi siamo well rested, se non altro. Ma è già un sacco di tempo da quando si è sbarcati qua. Ci penso che tra poco io inizierò. Cioè, in realtà, quando voi vedrete questo video, la serie su Expedition su Rome dovrei averla già iniziata. Ma io sto registrando che ancora non l'ho iniziata. Perché forse rallenterò un po' l'uscita di questi video. Sono venuti per me. Aiuto! Ok, allora mettete non lethal. Ma sai che c'è? Vi aspetto qua. Venite. No, lei le storm, porca pupazza. Vedete poi tra l'altro che posso farlo anch'io le Hailstorms, eh? Anzi, quasi quasi lo faccio anch'io. Non ha fatto tantissimo, effettivamente. Oh, vai qua tu. Ma perché si è preso l'attacco di opportunità? Non ha fatto nulla? Vabbè. No, si è preso tutto sullo scudo, sto porcile di uno.
Reckless non lo secca neanche. Allora no, non fa Reckless. Ah, già l'altro è stato così facile, questi ci stanno menando di brutto. Sai che c'è bello? Sai che te la sei cercata? Non so, Katie non delude mai. Però c'ho cosa là per terra. Poi Navy Swing. Rosco c'è il Rivila, mi sa che non ci arriva mica. No, infatti, vediti qua, Roscoe. Sono ancora in 4. No bueno. Ah! Malissimo! Allora. Ma io faccio più male. Adesso su questo farei uno shield hook in realtà. È tosto, mica da ridere, eh. No, questo lo tiro giù. Buono. No! L'ho vista male. Lo proviamo, mai usato. Facciamo Inspire su Roskva, che magari va a tirare su Nefia. Ma Nefia è sotto i piedi di Gunnar in realtà, però. Aspetta, forse non posso farla rivivere perché c'è lui sopra.
Ho capito, un altro attacco d'opportunità. Rosca, vediamo se possiamo riportarla su. È qua. Oh, è qua. Boh, vabbè, niente, abbiamo perso tutto. Allora. Tanto quello c'ha il marker, la... Aia! Nucleus, ah, lui non ha lo scudo. C'è qualcosa di potente da fare, tipo una parry e per poi il proviamo questo. Lel? Carino, non gli abbiamo fatto niente qua. Executed, ok. Doppio d'ottatura. Vada, ok, non è stato un problema. L'unico problema è stata Nefia che l'hanno tirata giù easy. E quell'attacco d'aria che ci ha fatto all'inizio ci ha un po' incasinato. Moderate l'acceleration, ok. Raccogliamo robe, così da craftarle. Non so perché non faccio il revive di Nefia, l'unica cosa. Forse perché c'era l'altro accanto, boh. Benissimo, allora. Ah, c'è un qua, un così li può da andare. Così almeno Rosco ha qualcosa a fare mentre accampata, no? Allora, Highwayman, dov'è che è? Ah, lassù. Il pagano è là. Il fuggitivo è lassù, quindi andiamo con il pagano. Sono stanchi di arrivare là? No. Però dobbiamo curare Nefia prima, per cui. Ci arriviamo qua. Poi tanto abbiamo tempo perché dobbiamo finire le operazioni a casa. Allora, vediamo un po'. Metterei un'ascia comunque che faccia un po' più di danni a me. Facciamo infatti crafta una Dain X potentissima. Ah, ma la lancia l'abbiamo equipaggiata? Cosa? Mi sa di no, l'abbiamo fatta craftare, ma poi l'abbiamo mica equipaggiata. Cos'è che è questo? Più 10 versus damaged flanked enemies. Ma che non è più migliore di questa qua in realtà. 23, 30, 20, 1,75. No, no, è meglio questa tra l'altro. No, cavolo, avevo sprecato dei salvage. Vabbè, niente. Total salvage. Abbiamo da distruggere uno scudo, mi sa. Fear shield e pine shield. Steel sword, broadsword. Via questa. Winged spear.
Next per Flux Swing va bene. Usate di armature? Niente, ovvio. Fa male della carne. Lei preserva. Hai da riparare qualcosa? No. Preserva va benissimo. Mentre invece l'oscura tu devi curare. Nefia, due giri. E poi facciamo così. Ok, più razioni. Andate via un po' di carne. Vediamo la nuova ascia. Tra l'altro è il potere della lancia, quello che fa due volte, lo sapevo. Più tutto, e non si può rovinare in combattimento. Benissimo. Questa però è una Deinex, c'è qualcuno che usa la Deinex come arma qua? No, mi sa di no. Mi sa di no. Beh, facciamo scraftare la Deinex, quella schifosa. Questo. E altro ce la teniamo. Ma direi che per questo episodio è tutto. E ci vediamo nel prossimo. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.